Siamo arrivati alla settima edizione del Festival dei Festival della Puglia, della Daunia. È un festival importante perché è arrivato appunto alla settima edizione, però sono stati tanti gli artisti che hanno calcato il palco. Sì, tanti artisti, ma soprattutto direi di focalizzare l'attenzione sul claim di quest'anno. Il claim del Foggia Film Festival settima edizione è Social Exploring. Esplorando il sociale attraverso la narrazione cinematografica, ci siamo occupati di usura, di parità di genere e di tanti altri problemi sociali, anche quelli del lavoro. Infatti abbiamo inaugurato la prima giornata con un lungometraggio di Daniela Poggi dove si parla di esodati. Però fra i giovani di questa sera c'è un giovanotto che si chiama Mingo e non sappiamo ancora se verrà premiato o meno. L'obiettivo, la finalità del Foggia Film Festival è quello di promuovere la nuova cinematografia, i nuovi filmmaker, attori emergenti, per cui daremo due premi solo alla sezione cortometraggi. Sto sbirciando, no? Nel senso, fra un po' comincerà la premiazione, quindi capiamo un attimo, perché Emoticon è in concorso e quindi capiamo, si è arrivata la giuria, sai, è come un esame. Sei emozionato? Un po' sì, vediamo che succede, speriamo, dai. Andate via, ho detto! L'ho eliminato deliberatamente e non ne sono pentito! Non vi basta? Premio migliore attore conferito a Domenico De Pasquale. Quindi non... finalmente svegliamo il nome di Mingo. Ma io sai che non mi stavo alzando. Chi è questo? Poi guarda che quindi sei ce tu. Ce l'hai fatta. Beh, sono contentissimo, guarda, veramente. Però vogliamo leggere la motivazione. Per l'interpretazione equilibrata ed essenziale di un uomo in fuga, perché io corro in questo piccolo film, in fuga dalla claustrofobica e pervasiva pressione dei social media, per aver raccontato in una veste inedita l'alienazione e l'assenza di empatia nei rapporti umani. Ammazza. Quindi raccontiamo quello che accade in questo corto, dove senza svelare il finale, logicamente. Beh, io devo dire che innanzitutto ringrazio tutti quanti per la giuria, Sergio Rubini, insomma chi ha deciso di dare questo premio all'interpretazione, ma più l'interpretazione è stata un momento di naturalezza, cioè ero talmente stanco, perché ovviamente io devo ringraziare e dividere questo premio con Antonio Palumbo, che mi ha diretto in maniera esaltante, ma perché proprio ero distrutto fisicamente, quindi io non ricordavo più le battute, il copione l'avevo dimenticato, quindi sei andato, ero completamente fuori di testa, quindi il premio è a uno che è malato, realmente malato. Ma io faccio passare invece questa cosa per un'interpretazione, ho usato il metodo, cioè, sei proprio tu così. Sì, ma no, non diciamo, io ne so qualcosa, se no ancora me lo tolgo questo premio, perché io dirò no, grazie ragazzi, è stato un lavoro difficilissimo, grazie al regista, che devo dire, e anche a Claudio Fois, che è l'autore del soggetto, però alla fine diciamo la verità, io ero talmente stanco, mi ha fatto stancare Antonio Palumbo. Dove ce lo possiamo guardare tutto? Beh, però credo che ancora dove ce lo potremo guardare tutto? Ma io spero, chissà, magari online, ma forse anche su Telenord un giorno, quando finirà il percorso dei festival, perché sapete i corti hanno questa vita un po' particolare. Aspetteremo. Grazie e viva, grazie a tutti veramente.